Andiamo avanti con le notizie dal territorio e apriamo questa edizione parlando della Vlora, dei 30 anni dall'arrivo di quella nave con a bordo 18.000 albanesi proprio al porto di Bari. Uno dei personaggi chiave di ciò che accade quell'8 agosto del 1991 fu proprio il primo cittadino di Bari, Enrico Dalfino, che fece tutto il possibile per accogliere al meglio i migranti albanesi, e noi in questa intervista ripercorriamo proprio quei momenti, anzi facciamo una foto del personaggio Enrico Dalfino nell'intervista e nel racconto di suo figlio Giuseppe, sentiamo. Avvocato, chi era Enrico Dalfino? Enrico Dalfino era un professore universitario, avvocato amministrativista, che a un certo punto della sua vita ha ritenuto di doversi prestare, mettere a servizio della comunità barese, consapevole del fatto che persone che per varie ragioni hanno un'esperienza di vita piena pecchino di omissione se non si mettono a servizio degli altri. Il sindaco Enrico Dalfino si è messo a disposizione degli altri. Lei non era in Italia in questo periodo, però ha raccolto la testimonianza di suo padre e della sua famiglia. Che giorni sono stati? Qual è stato il loro racconto? Sono giorni in cui, di fronte all'arrivo di 20.000 persone, un evento eccezionale, mai verificatosi prima, mai verificatosi dopo, tutti hanno reagito in maniera eccezionale. Il sindaco di Bari e la città hanno reagito eccezionalmente, facendo leva su quello che è un principio fondamentale dello spirito barese, cioè quello di sentire lo straniero come cittadino. A Bari si diventa cittadini immediatamente, questo storicamente, a partire da Sparano e Andrea da Bari, dalle consuetudini baresi. Bari aveva appena approvato lo statuto cittadino, che recita la prima norma fondamentale: Bari è una comunità aperta, quindi fu naturale rispondere in quella maniera, cioè nel senso di dire queste sono persone, dobbiamo aiutarle. Il governo reagì eccezionalmente dall'altro campo, chiaramente tutelando innanzitutto l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica in modo militaresco. Lì entrarono in conflitto due visioni. Possono essere legittime entrambi, però mio padre ne subì le conseguenze. Il claim di questi 30 anni della Vlora, ormai già da qualche anno, è proprio quello: sono persone, l'ha detto lei poc'anzi, erano le parole di suo padre. Erano le parole di mio padre, che sono state raccolte in maniera intuitiva da un artista che lavora con senso civico, accompagnata da privati, l'Associazione Cellule Creative e altri e degli imprenditori, hanno ritenuto che quello fosse un messaggio universale da valorizzare. E vediamola proprio insieme, quell'opera di cui proprio parlava il figlio di Enrico Dalfino, l'opera ovvero di Jasmine Pignatelli. Sono persone, sono due anni che campeggia su un muro al quartiere San Girolamo di Bari. Invece nelle scorse ore l'inaugurazione dell'opera gemella a Durazzo, vediamo. Due sculture sorelle che si guardano dalle due sponde dell'Adriatico si chiuderanno nelle prossime ore le celebrazioni dei 30 anni dal grande esodo della Vlora, 30 anni dalla nave Dolce, a bordo della quale sbarcarono i 18.000 cittadini albanesi al capoluogo, l'approdo al porto, il trasferimento allo stadio della Vittoria, poi il rimpatrio per la gran parte di loro. Sono persone, fu la linea dell'allora primo cittadino di Bari, Enrico Dalfino, un mantra che mantenne anche al cospetto del ministro dell'Interno e del capo dello Stato e che gli valse un braccio di ferro istituzionale passato alla storia. Lo stesso messaggio che campeggia sui due monumenti fratelli. Il primo, realizzato a Bari nel 2019 sul waterfront di San Girolamo dall'artista Jasmine Pignatelli. Il secondo, donato alla città di Durazzo, inaugurato nelle scorse ore insieme ad una mostra fotografica nel Palazzo della Cultura, quasi a ripercorrere al contrario la traversata. Sono persone disperate, non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la loro unica speranza, ripete il codice Morse in una eco immaginaria da Levante a Levante. Un abbraccio accogliente, quello della struttura generale
gemella sulla costa albanese, che con le pareti interne divaricate verso l'alto ricalca la prua di una nave, mentre dall'esterno il monolite ricorda un libro custode di una storia. Nella parte interna il testo inciso nella lastra ripercorre storia e valori che la scultura celebra: l'omaggio al sindaco, l'amicizia di due popoli, il sentimento di accoglienza di quell'8 agosto. Persone, appunto, la Puglia e l'Albania non lo dimenticano. Parliamo ancora del trentennale della Vlora. Aveva solo 16 anni il fotoreporter Lorenzo Turi quando scattò quella foto dei 18.000 della Vlora sulla banchina del porto di Bari. Oggi, a distanza quindi di 30 anni, il ricordo è ancora vivo nella sua mente e abbiamo raccolto la sua testimonianza. Sentiamo. Credo che la Vlora, per quanto sia stato un evento unico, sia stato comunque fino ad oggi l'immagine che porterò sempre dentro di me. Lorenzo Turi, avevi 16 anni, eri un giovanissimo fotoreporter quando hai scattato quella foto che è rimasta iconica, che descrive al meglio quello che è stato l'arrivo della Vlora a Bari. Ci puoi raccontare quei momenti? A Bari, in città, onestamente non si aspettava una cosa così. Alle 7 di mattina ci fu un alert lanciato dalla capitaneria di porto e della Guardia di Finanza e la nave apparì al largo... E sembra strano dirlo, al largo della costa barese. Fummo ospitati da una motovedetta della Guardia di Finanza che ci portò al largo di Bari per andare incontro alla Vlora. L'impatto fu devastante perché mi trovai di fronte a questa barriera umana e già lì mi resi conto che mi trovavo di fronte all'apocalisse, alla sostanza. Quello che mi sorprese in quei giorni è che gli albanesi che arrivavano parlavano benissimo l'italiano, quindi con loro era facile, tra virgolette, dialogare. Non mi rendevo conto di questa situazione e tutti mi dissero che l'italiano l'avevano imparato guardando la televisione. Ricordo benissimo le facce dei bambini bellissimi che avevano anche caratteri sintomatici che non sembravano mediterranei. Queste immagini le porterò dentro di me sempre. Qual è stato il tuo primissimo pensiero davanti a questa marea di gente che arrivava? Lo stupore, sono rimasto stupito e non mi sono reso conto di quello che effettivamente, subito non mi sono reso conto di quello che effettivamente era la proporzione dell'evento. Ho iniziato a realizzare poche ore dopo, quando la Vlora ha attraccato alla banchina 14 al Molo Foraneo, e nel momento in cui ho realizzato quella fotografia, perché la fotografia non è stata scattata immediatamente, è stata scattata qualche ora dopo, intorno alle 14.30 dall'attracco della nave. E mentre comunque sulla banchina c'era una marea umana, la nave era ancora piena, come si vede naturalmente. Quindi lo stupore mi ha dominato in quel momento. Andiamo avanti con la cronaca. Era il 5 marzo del 2015 quando un attentato dinamitardo provocò la morte di una persona e il ferimento di altre 7. Il tutto maturato per il controllo di una sala giochi nel territorio di Altamura. Ora sono diventate definitive le condanne per gli ultimi 2 imputati. Paolo Franza. Sono definitive le condanne per il mandante e per uno degli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo al circolo privato Green di Altamura. Lo ha deciso la Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati, che la Corte d'Appello di Bari il 16 ottobre del 2019 aveva riconosciuto colpevoli di diversi reati. Tra le accuse a vario titolo, omicidio volontario con dolo eventuale, tentato omicidio plurimo, detenzione porto in luogo pubblico ed esplosione di ordigno con l'aggravante del metodo mafioso. I 2 imputati, uno già in carcere, l'altro
in regime di arresti domiciliari sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bari. Mario D'Ambrosio, condannato a 30 anni di reclusione, Luciano Forte a 18 anni. Quello di oggi è l'epilogo dei processi avviati a seguito delle indagini condotte dal 2015 al 2016 dai carabinieri del nucleo investigativo di Bari, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese, dopo l'esplosione di un ordigno confezionato con 800 grammi di tritolo e collocato presso il circolo privato Green di Altamura, avvenuta il 5 marzo 2015, che provocò la morte del giovane Domenico Martimucci ed il ferimento di altre 7 persone, tutte vittime innocenti estranee ai fatti e al contesto in cui erano maturati. L'attentato fu determinato dalla volontà di D'Ambrosio, ritenuto mandante del delitto, di riprendere il controllo della sala da gioco ad Altamura con metodo mafioso, danneggiando il locale del suo concorrente con un'azione eclatante, utilizzata come strumento per affermare il suo predominio nella malavita organizzata di Altamura. La condanna è divenuta definitiva anche per Forte, ritenuto esecutore materiale del fatto, assieme a Savino Berardi, il quale aveva optato per il rito abbreviato ed era stato già condannato alla pena di 20 anni di reclusione, con sentenza passata in giudizio. Resta in carcere l'ex assessore comunale di Grumo Apola, Nicola Lella, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l'accusa di estorsione dopo aver intascato una tangente dal titolare della ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città. È stato invece scarcerato e ottenuto i domiciliari un costruttore edile coinvolto nella stessa vicenda. Stando agli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Modugno, l'assessore al quale il sindaco ha revocato le deleghe dopo l'arresto avrebbe estorto la tangente al titolare della ditta dei rifiuti, minacciandolo di interrompere la collaborazione con il comune. Dopo la presunta pretesa estorsiva, che prevedeva anche assunzioni, i tre si sarebbero incontrati nel bar di un distributore di benzina e il denaro sarebbe stato consegnato nascosto tra le pagine di un giornale. Entrambi gli indagati durante gli interrogatori hanno negato. Invece i pubblici ministeri della DDA di Bari hanno chiesto il rinvio a giudizio per 44 foggiani coinvolti nell'inchiesta Decima Bis, che tra novembre e dicembre portò all'emissione di 44 ordinanze di custodia cautelari dalla polizia nei confronti di capiclan ed affiliati della società foggiana, la mafia che opera nel capoluogo d'Auno. Nello specifico ci furono i primi 40 arresti il 16 novembre e gli altri 4 alla fine di dicembre. 130 sanzioni elevate per chi abbandona rifiuti nelle vicinanze di campagne o lancia i sacchetti dal finestrino dell'auto. È il bilancio dell'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti della Polizia Metropolitana di Bari. Flavio Insalata. 130 sanzioni elevate grazie alle 15 fototrappole piazzate in tutta l'area metropolitana di Bari dalla polizia locale negli ultimi 4 mesi e magari qualche trasgressore scoraggiato a lasciare i rifiuti per strada la prossima volta. Le multe elevate tra i comuni di Bitritto, Cassano, Grumo Appula, Bitetto, Acquaviva, Putignano, Adelfio e Modugno hanno riguardato persone che a qualsiasi ora della giornata si disfavano di vecchi mobili o elettrodomestici nei pressi di sottovia, lanciavano sacchi di immondizia dal finestrino dell'auto in corsa lungo le strade provinciali o abbandonavano materiale di risulta in piazzole di sosta senza un minimo senso di civiltà. E questo è il bilancio della Polizia Metropolitana, che negli ultimi 124 giorni ha esaminato 70 file di controlli al giorno, 6.280 nell'intero periodo, con 20 ore di registrazione quotidiana. Un lavoro di monitoraggio di quasi 50.000 ore di registrazione, con le telecamere che sono state continuamente spostate dopo l'individuazione e la localizzazione dei siti interessati per l'abbandono dei rifiuti. Sul territorio metropolitano sono stati individuati 40 siti classificati di primo e secondo livello in relazione alla criticità, all'epoca dell'abbandono dei rifiuti e all'ampiezza della zona interessata. Le aree più a rischio sono quelle in prossimità di campi, soprattutto in colti, che rappresentano un ulteriore fattore che può provocare o alimentare incendi o situazioni di pericolo, tristemente giunti alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane, caratterizzate dal gran caldo. Il Parco della Giustizia di Bari a breve avrà un commissario straordinario, ad annunciarlo il sottosegretario alla Giustizia Sisto, soddisfazione anche da parte del sindaco De Caro.
Il Parco della Giustizia di Bari ha il commissario. A brevissimo sarà ufficializzato da Palazzo Chigi il nome del tecnico che seguirà la realizzazione del nuovo polo giudiziario. In pochi mesi, dopo anni di fermo, siamo riusciti ad avviare le procedure, ad anticipare i tempi dell'originario cronoprogramma del primo lotto, il cui termine lavori è previsto dal demanio nel 2024, e ad avere la nomina di un commissario per semplificare ogni adempimento. Ad annunciarlo il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto. Il nuovo polo giudiziario barese, al momento accolto in più plessi tra Bari e provincia, sorgerà in via Alberotanza, tra le caserme dismesse Milano e Capozzi. L'esponente di governo sottolinea che l'obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra. Il problema dell'edilizia giudiziaria barese, da oltre 20 anni in una situazione di insostenibile precarietà e di cronica attesa, arriverà, conclude, a una soluzione definitiva. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Bari, Antonio De Caro, che spiega: la nomina del commissario per la realizzazione del Parco della Giustizia nel distretto barese riaccende la speranza che finalmente anche la giustizia barese possa disporre di ambienti dignitosi, decorosi e funzionali. Sono molto contento e ringrazio il governo per questa decisione che responsabilizza tutti i livelli istituzionali a raggiungere in tempi brevi un obiettivo fondamentale per la crescita dell'intera comunità metropolitana. Commemorazione a Parco Perotti delle 16 vittime del disastro aereo di Capogallo. Sono passati 16 anni da quando quell'aereo della Tuninter diretto a Gerba si inabissò nelle acque siciliane. Sono passati 16 anni da quel 6 agosto del 2005 quando l'ATR-72 della Tuninter, partito da Bari in direzione Gerba in Tunisia, è precipitato nelle acque siciliane di Capogallo. 16 le vittime del disastro aereo. Quell'aereo, accertarono poi le indagini, era rimasto senza carburante a causa di un errore provocato da un pezzo di ricambio sbagliato destinato ad un altro modello di aereo. Per il disastro sono stati condannati 7 cittadini tunisini. 2 anni fa i parenti delle vittime si sono strenuamente opposti alla richiesta di grazia, dopo aver negli anni chiesto che la sentenza fosse effettivamente applicata e le pene scontate. Nel parco di Punta Perotti la commemorazione davanti alla stele che riporta i nomi dei pugliesi coinvolti. Il processo si è concluso, sono state comminate le condanne, però sono condanne che non sono state eseguite. Cioè i 7 responsabili con sentenza definitiva sono stati condannati, ma nessuno ha fatto un giorno di galera, sono ancora a piede libero. E noi abbiamo chiesto che scontassero la pena, se non in Tunisia o in Italia o in Tunisia, e invece sono a piede libero. Anzi, addirittura hanno avuto il coraggio di chiedere tramite i loro avvocati, come ho detto nel discorso, la grazia, ma ovviamente ci siamo opposti. Sì, oggi siamo qui a ricordare le 16 vittime, molte giovanissime a cui abbiamo dedicato una scuola dell'infanzia, proprio la più piccola, l'Ardito. E siamo qui per stare vicini alle associazioni, dei familiari e per continuare con loro il lavoro che stanno facendo di educazione alla responsabilità. Primo weekend da grande esodo sulle strade, 4 italiani su 10 in vacanza ad agosto, spiagge regine nelle scelte di chi si mette in viaggio. Antonio Bucci. Agosto, lavoro mio, non ti conosco. Oltre 4 italiani su 10 quelli che hanno scelto l'ottavo mese dell'anno per andare in vacanza, Puglia compresa si intende. E così il primo fine settimana del grande esodo si annuncia anche da Bollino Rosso sulle strade, con una previsione di massima criticità. Secondo il piano servizi 2021 di Viabilità Italia, pandemia e incertezza per l'evolversi della curva dei contagi infatti hanno ritardato le partenze e accentuato la tendenza tutta nazionale a concentrare le ferie nel periodo in questione, che pure resta di gran lunga il più gettonato, con ben 20,8 milioni di aspiranti trasfertisti, nonostante un leggero calo rispetto allo scorso anno. A mancare in compenso, stima Coldiretti, sono circa 4 milioni di stranieri, con i pernottamenti dall'estero praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima dell'emergenza. L'ANAS ha provveduto a rimuovere, a partire dal 23 luglio scorso e fino al 5 settembre, 435 cantieri
cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza e prevede flussi intensi in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Regina dei programmi resta la spiaggia, ma crescono tanto il turismo in montagna quanto quello verso i piccoli borghi, crollano invece le presenze nelle città. Quattro corsie, 80 alberi e 45 telecamere, questa è la nuova via Amendola a Bari dopo il raddoppio. Partiti a giugno del 2018 e costati circa 4 milioni e mezzo di euro, sono terminati i lavori sulla nuova via Amendola. Nelle scorse ore è stata disegnata la segnaletica orizzontale per corsie e attraversamenti pedonali. Inizialmente era previsto che le opere sarebbero durate 2 anni, ma tra ritardi e pandemia i tempi si sono un po' allungati. E adesso la strada di Bari è a 4 corsie, 2 per ogni carreggiata, con lo spartitraffico centrale. La pista ciclabile bidirezionale da 2,5 metri su un lato, sono stati piantati 80 alberi, sui marciapiedi nuovi c'è il sistema Loges per ipovedenti, 45 telecamere a tutti gli incroci e sono state realizzate le 3 rotatorie Anelman, La Forgia ed Einaudi, che hanno sostituito ben 40 lanterne semaforiche. Il prossimo passo è reperire le risorse, serviranno tra i 2 milioni e 2 milioni e mezzo di euro per completare il raddoppio di via Amendola nel tratto tra Viale Einaudi e il Ponte San Pio di Via Omodeo, che inizialmente doveva essere compreso nello stesso cantiere. Sono finiti i condizionamenti del traffico, nel senso che il piano viabile, quello bitumato, è stato completamente rifatto. È stata rifatta anche la rotatoria di Mungivacca, che presentava delle condizioni anche di criticità legate al transito dei mezzi pesanti numerosi che sono stati impegnati durante l'esecuzione dei lavori. Abbiamo il nuovo tappeto d'usura, abbiamo la nuova segnaletica orizzontale, adesso mancano soltanto 2 aspetti di dettaglio che completeremo entro agosto, i primi di settembre, e sono la piantumazione degli alberi e del verde in corrispondenza delle 3 rotatorie e la resinatura della pista ciclabile che verrà colorata. Per il resto via Amendola è completa. Andiamo avanti con la cultura, anche quest'anno arriva a Bisceglie all'alba del Sol dell'Alba, scusate. Il concerto più importante della costa adriatica, che anche quest'anno ha fatto registrare il tutto esaurito. Le prime note sono state intonate alle 4:55 del mattino e la musica ha accompagnato gli spettatori nel passaggio dalla notte al giorno mentre il sole si è sollevato dal mare. Anche quest'anno Bisceglie ha ospitato il Sol dell'Alba, il concerto orchestrale più grande della costa adriatica italiana, al Teatro Mediterraneo. Il chiaro di luna, suonata al pianoforte da Alfonso Soldano, ha aperto la manifestazione squarciando il buio della notte. Poi i 60 musicisti dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretti dal maestro Giovanni Minafra, hanno ammaliato e trasportato i tanti partecipanti verso la luce del giorno sui temi delle più celebri danze della musica classica. Sono stati infatti presentati una serie di brani scritti per l'armonia del corpo umano e per il congiungimento dello spirito, auspicando il ritorno alla vita dopo un periodo così buio. Come da consuetudine, al termine dello spettacolo è stata offerta la colazione a tutti gli spettatori, caffè e sospiro bicegliese, dolce tipico locale. Particolarità delle edizione in corso, poi la partecipazione anche dal mare. Piccole imbarcazioni a motore spento hanno fruito dello spettacolo, ricreando uno scenario suggestivo alle spalle dei musicisti. Il significato della loro presenza: evocare il connubio del mondo dello spettacolo con il turismo e con l'economia in generale, e la volontà di ripresa per tutti i settori fortemente in difficoltà a causa della pandemia. Margherita di Savoia invece, 20 cantine insieme per promuovere il territorio e soprattutto il buon vino. Protagonista in spiaggia è stato il Nero di Troia pugliese.
Come stai, Vero di Troia, autentico protagonista di una serata sotto le stelle alla scoperta del buon vino di Puglia, di un territorio effervescente dal punto di vista agricolo, in una location strategica, Margherita di Savoia, per l'ottavo anno consecutivo bandiera blu e bandiera verde per la qualità delle acque del suo mare e per spiagge attrezzate a misura di famiglia. Ed è così che Puglia Wine Experience ed il Lido Elvario hanno proposto al territorio il Nero di Troia Beach Fest, una degustazione di vini di 20 cantine top della nostra terra, con un percorso enogastronomico di prodotti tipici locali e non solo. Siamo molto contenti di essere tornati proprio al nostro primo amore, che è il Nero di Troia, che è un vitigno molto importante, e qui in effetti a Margherita di Savoia riusciamo ad essere al centro di un territorio che va dalla Daunia più profonda fino al Castel del Monte, a esprimere tutte le sfaccettature e le potenzialità del Nero di Troia, tranne naturalmente, e quello ci ripromettiamo di farlo in inverno, il Nero di Troia rosso. Oggi esprimiamo una parte molto importante del Nero di Troia, che è il rosato, che si sta affermando ad altissimi livelli. A vincere è stata la sinergia di un gruppo di giovani appassionati della propria terra in un unicum perfetto, quello della promozione del proprio territorio. Abbiamo voluto associare questo nostro prodotto tipico del territorio al nostro paese, dove abbiamo scelto di investire, nel nostro Lido, dove anche quest'anno Margherita di Savoia è stata scelta come bandiera blu e bandiera verde. E quindi queste sono, secondo me, le cose più importanti, sono le sinergie che si possono creare per far crescere soprattutto il territorio, ma soprattutto anche il nostro paese, Margherita di Savoia. Cerchiamo di promuovere e di far appunto interagire tra di loro quello che è il settore turismo e il settore dell'imprenditoria agroalimentare, che poi sono i motori, le locomotive di quelle del nostro territorio. Non solo Margherita di Savoia, dove quest'anno abbiamo deciso di divertirci investendo, ma anche quello che è il territorio circostante, quello di Cerignola, da dove noi, come ben sapete, arriviamo, ma poi tutta la Capitanata, la BAT, fino al sud barese. Viva la Puglia sempre, viva il Nero di Troia e viva gli amanti del buon vino. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon sabato.